Cesenatico, insieme allo svizzero Rubens Bertogliati, professionista della DQI Giovani, corriamo in anteprima sulle strade della Nove Colli dell'anno prossimo. Pedaleremo con Rubens e un gruppo di amici cicloturisti romagnoli sulla salita più conosciuta di una gran fondo famosa in tutta Europa, il temibilissimo Barbotto. Amici di Icarus, benvenuti. Siamo oggi in bicicletta con Rubens Bertogliati. Ciao Rubens. Ciao. Lui è un professionista della DQI Giovani ed oggi, a 6 mesi di distanza, proviamo il circuito della Nove Colli 2010. Andremo a fare in particolare la salita più impegnativa, che è la salita del Barbotto, in compagnia di Rubens, perché esattamente 2 giorni dopo, ovvero il 21 maggio, il Giro d'Italia passerà da lì e Rubens ci sarà. Ma speriamo, poi è una delle tappe adatte anche alle mie caratteristiche, speriamo di essere una fuga buona. Siamo nel primo tratto della Nove Colli. Tu Rubens la Nove Colli la conosci, immagino? Sì. Anche nell'ambiente dei professionisti è nota. Ah, tra i professionisti è molto nota, come forse la più frequentata a gran fondo. Un anno appunto volevo anche farla, ma poi ho dovuto andare a correre. È una gara di alto livello e si vede anche il numero dei partecipanti. Infatti quest'anno, ricordiamo, è la 40ª edizione, ci saranno 13.000 partecipanti, quindi quasi un record. Che idea ti sei fatto di questi colli qua? Ma sono dei colli molto duri, brevi, è uno sforzo che ti prepara al meglio, soprattutto per le classiche di primavera. Sembrano molto le salite che ci sono in Belgio, però il clima è nettamente migliore e lo dimostrano anche tutti i gruppi di ciclomatori che vengono sia dalla Svizzera che dalla Germania a fare allenamento qua. 200 km non sono una distanza usuale per i ciclomatori, bisogna cercare di partire regolari e finire in crescendo, anche se non è facile, soprattutto visto che le maggiori asperità sono nel finale. Ogni volta che vieni a correre qua ci tieni particolarmente a fare bella figura? Ma sicuramente, speriamo appunto l'anno prossimo al Giro di poter essere tra i protagonisti e chissà, portare a casa anche la bella vittoria. Nei momenti salienti, forse tutti si ricordano la mia tappa vinta al Tour nel 2002, ho messo anche la maglia gialla, forse questo è stato il momento più importante della mia carriera finora. Comunque anche quest'anno mi sono tolto delle belle soddisfazioni vincendo il campionato svizzero a cronometro e facendo secondo su San Luca al Giro d'Italia. Ecco, una gran fondo come questa, secondo te, come deve essere preparata? Quanti chilometri si vogliono prima di strade di gamba? Ma sicuramente facendo la Nove Colli bisogna cominciare, pensando che la Nove Colli è in maggio, bisogna partire almeno in gennaio la preparazione. Chiaro, poi dipende molto dal tempo che si ha a disposizione per poter fare bicicletta, però credo che bisogna arrivare con almeno 5.000 chilometri nelle gambe. Qual è il pasto più indicato dopo un allenamento? Dopo un allenamento importante, come dicevi te, da 4.000 calorie, riso, pasta, subito nella prima ora dopo lo sforzo. Non è facile, però bisogna cercare di reintegrare quello che si è speso. E proprio sulla salita del Barbotto, Rubens e i suoi colleghi del Giro d'Italia correranno la tappa del prossimo anno solo 2 giorni prima della Nove Colli, per un weekend romagnolo all'insegna del grande ciclismo. Andiamo a scalare insieme a Rubens ed Andrea Manosia le aspre pendenze di questa ascesa che arriva a toccare il 18%. Il nostro test autunnale entra nel vivo. Come bisogna prenderla? Ah, una salita così, sapendo che poi nel finale sono le tendenze più importanti, bisogna cercare di prenderla regolari, non strafare all'inizio, che poi sicuramente chi fa la differenza nel finale ha gioco facile, insomma. Poi comunque nel finale, con la pendenza così dura, si è obbligati a,
a spingere, a fare molti val di potenza e risparmiare qui può tornarsi comodo nel finale. Finalmente il Giro d'Italia nelle strade della Nove Colli, appunto il Barbotto e Perticara, questo ripeto per noi è un grande onore e quindi tutti i 12.000 cicloamatori che faranno la Nove Colli avranno l'onore di passare in questa strada che voi avete provato adesso e come avete visto è bella dura, insomma. L'hai fatta con un filo di gas. È solo grazie a me che le vostre imprese diventano importanti, perché porca miseria, 30 minuti ci ho messo. È vergogna. Abbiamo un po' provato da questo Barbotto. Una delle salite più dure che abbia mai fatto, forse probabilmente sono un po' leggermente sovrappeso e sapete il peso incide in queste cose. Allora Rube, siamo più o meno a 30 km da Cesenatico. Come bilancio di questi primi 60? Ma è un bel allenamento, un bel percorso. E adesso arriva la parte più facile, per fortuna. Beh, comunque questi sali scendi possono anche spaccare le gambe. Sì, soprattutto dopo lo sforzo importante prodotto in salita, questi sali scendi fanno male. Saper recuperare e dare il massimo è dura. Ma ti vedresti scattare sul Barbotto? Ma sicuramente dal gruppo compatto non credo, però se dovesse esserci appunto, come detto, una fuga, allora in quel caso sicuramente. Qui siamo arrivati in un bivio, un punto importante della Nove Colli, perché qui si decide se proseguire per la lunga, quindi fare 210, o andare dritto verso Cesenatico, quindi optare per il giro breve dei 130. Cosa facciamo noi? Ma noi oggi facciamo il giro breve, dai. Sarebbe il caso. Mi stremi le gambe. Allora, amici di Icaro, si è conclusa la nostra prova della Nove Colli 2010, l'abbiamo fatto con un ospite speciale, il nostro Rubens Bertogliatti. Rubens, ti sei divertito? Ma sicuramente, dai, 90 km in compagnia fa sempre piacere. Il Barbotto come l'hai trovato? Ma è una salita dura ed è sicuramente bello vederla prima di farla poi sia al giro che poi alla Nove Colli. Bene, oggi un po' di relax con la famiglia qui a Cesenatico. Dai, ci vuole anche quello, fine stagione serve anche per ricaricare un po' le energie in vista della prossima. Grazie.